collegamento telefonico il consigliere di minoranza di Scalea, Eugenio Rico. Buongiorno. Buongiorno Martino. Buongiorno anche ai radioascoltatori. Buongiorno Eugenio. Allora, abbiamo appena letto un tuo post su Facebook in cui chiedi all'amministrazione comunale di intervenire in difesa di Scalea, visto l'ultimo servizio che è stato proposto sul TG1. Scalea invivibile, non sei assolutamente d'accordo? Ma guarda, io non sono assolutamente d'accordo, perché Scalea, come ho scritto, è una delle più belle città della Calabria, ricca di storia, ricca di cultura. È un servizio giornalistico che sinceramente non solo ha destabilizzato me, ma ha destabilizzato un po' tutti coloro che vivono in questa meravigliosa città. Ho chiesto immediatamente una replica al sindaco, perché ci sono molte cose che non corrispondono alla realtà. Io non capisco, cioè, il signore che si lamenta che manca la corrente nel palazzo, cosa c'entra con, voglio dire, certo, con la città o il magazzino che si allaga? Qui parliamo di condomini privati, non è che è una strada pubblica, quindi voglio dire, Bisogna intervenire subito, perché tu sai benissimo, Martino, che questo servizio è andato a livello nazionale. A livello nazionale la notizia diventa subito mediatica, e quindi non merita Scalea tutto ciò. Scalea, infatti, di sicuro, come tutti quanti i paesi dell'Alto Tirreno Cosentino, forse ha sofferto un po' tutta la vasta presenza, il boom di presenze, però se l'è cavata. Allora, Scalea, come tutte le città turistiche, anche quest'anno ha sofferto quella che è stata l'invasione di turisti indisciplinati, no? Perché non dobbiamo parlare di napoletani, perché ci sono napoletani e napoletani, ma certo, tra i napoletani ci sono chiaramente anche turisti indisciplinati, ai quali bisogna far fronte, ma tu sai che Scalea raggiunge 200-250 mila unità durante il periodo estivo, quindi diventa impossibile contrastare questo fenomeno di indisciplinarità, insomma. Certo, no, sono pienamente d'accordo, e spero che la tua proposta quindi venga subito presa in esame, anche perché, come hai detto, è un danno d'immagine da un certo punto di vista. È un danno d'immagine, tu sai benissimo che c'è il diritto di replica, quindi il sindaco o chi dell'amministrazione comunale deve far valere i propri diritti e quindi intervenire tempestivamente per salvare il salvabile, perché ripeto, Scalea è una delle più belle città della costa tirrenica, quindi non merita praticamente tutto ciò, insomma, quindi bisogna fare in fretta. Io ne approfitto anche per chiederti il tuo parere sull'estate di Scalea da consigliere comunale. Guarda, il mio parere da consigliere comunale all'opposizione è questo, che da parte dell'amministrazione comunale in alcuni settori c'è stata disorganizzazione. Parlo ad esempio nel settore degli spettacoli, nel settore del turismo, dello sport, ecco, in questo settore non è stato fatto nulla, cioè a Scalea non è stato fatto un concerto, Scalea ha dovuto soccombere l'organizzazione delle altre città che attorniano Scalea, la nostra cittadina. Tu pensa che Orso Marzo, tra mille difficoltà, è riuscito ad organizzare il concerto di Enzo Abitabile, il concerto di Alejandro Balbi, e Santa Maria del Cedro ha organizzato tante cose che hanno attirato un sacco di persone, la gente si muoveva su Praia Mare, insomma, sotto questo aspetto Scalea ha dovuto soccombere in pratica.